La ricerca sulla campagna Vivi Smart ha prodotto dei risultati particolarmente rilevanti, anche alla luce degli studi che vengono fatti a livello internazionale. I bambini hanno modificato alcuni comportamenti relativi all'alimentazione, consumando maggiormente cibi più salutari, hanno ridotto la loro sedentarietà trascorrendo meno tempo di fronte a uno schermo e facendo più attività sportiva, ed hanno migliorato le loro conoscenze oggettive relativamente al cibo, quindi sanno meglio di chi non ha partecipato cosa fa bene e cosa fa male per stare in salute. Per Barilla questo è un progetto molto importante, in quanto proviamo a mettere a terra, come si suol dire, tutte quelle che sono le conoscenze oggi di un corretto stile alimentare, di corretti indicazioni nutrizionali e di come le nuove generazioni devono crescere col proprio benessere. Quindi è un tema molto importante che finalmente, grazie alla collaborazione con Danone e con Coop, proviamo a portare direttamente alle persone, sia nelle scuole sia nei punti vendita, dove le persone vivono. E questo credo che sia un grande contributo che poi metteremo a disposizione di tutto il sistema italiano. Coop ha messo a disposizione i suoi punti di vendita, che sono diventati dei laboratori interattivi dove abbiamo raccontato la piramide alimentare ai bambini e alle famiglie, ai genitori. E i punti di vendita poi sono entrati in contatto con le scuole. Parliamo di 1525 bambini che poi sono venuti nei punti di vendita insieme ai loro genitori a fare una spesa simulata e mettendo in pratica quello che avevano imparato. Ed è stata un'esperienza molto positiva per i bambini e per gli adulti, ma anche per noi, che abbiamo visto mettere in pratica appunto i buoni principi dell'alimentazione mediterranea, e la sorpresa positiva è venuta dalla ricerca, che ci ha dato estrema soddisfazione. Uno dei modelli più giusti avvicinarci ad altri che come noi hanno una fondazione di esperti in nutrizione, per costruire un modello che fosse finalmente una risposta all'obesità in Italia infantile. La salute del bambino è essenziale per avere un adulto che abbia meno problemi di salute, un adulto che viva in serenamente il suo stato di salute grazie a un'alimentazione sana. Oggi manca l'educazione alimentare, noi con questo modello crediamo veramente di aver raggiunto un risultato, creare un modello adatto ai bambini, perché quando l'educazione alimentare si fa da bambini uno poi se la porta appresso in età adulta.